Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Cominciamo a parlare del nuovo ospedale, dell'area del nuovo ospedale. Come sapete, gli uffici comunali hanno trasmesso al Consiglio Comunale le proposte alternative a quella inserita nel PRG e oggi la Commissione Urbanistica ha cominciato a valutare nuovamente le carte che sono arrivate proprio dagli uffici comunali. Ma sentiamo e vediamo di fare il punto della situazione con questo servizio. Nuovo ospedale di Siracusa, un piatto freddo che viene riproposto in qualsiasi modo ma con il risultato di essere sempre indigesto. Ci riprovano gli uffici comunali a porre sul vassoio le proposte alternative all'area a suo tempo individuata e inserita nel piano regolatore generale. Ieri mattina si è tenuta la prevista riunione dei capigruppo consiliari convocata dal presidente Santino Armaro. Confermato l'inserimento dell'ordine del giorno in una prossima seduta del Consiglio Comunale, non prima di una quindicina di giorni. Lo ha deciso la maggioranza prevedendo la discussione delle proposte avanzate dagli uffici tecnici comunali non prima del 14 settembre. La proposta pervenuta dall'ufficio del comune non è trattabile, afferma il consigliere comunale Salvo Castagnino, ed è una presa in giro per i siracusani perché non ci sono più i finanziamenti, come ribadito in altre sedi politicamente parlando. La proposta, così come è stata formulata, non può essere votata in aula. Già oggi la commissione è stata convocata dal presidente Trimarchi. Tra gli argomenti c'è proprio l'area del nuovo ospedale. Questo pomeriggio intanto si riunisce anche il gruppo consigliare del Partito Democratico per affrontare la questione e avere una linea comune d'azione in sede di discussione in aula sul nuovo ospedale. Proprio per la delicatezza dell'argomento, il presidente del Consiglio Comunale Armaro ha chiesto un incontro più approfondito con la partecipazione dei dirigenti dell'urbanistica, ma anche con quello dell'ufficio legale e il segretario generale, perché si vuole avere chiaro l'iter da portare a termine dal punto di vista procedurale. Abbiamo appena sentito il commento del consigliere comunale Castagnino dell'opposizione, lo abbiamo intervistato questa mattina insieme con Vinciullo e con il consigliere comunale Sorbello, hanno tenuto una conferenza stampa proprio sul tema dell'area e sul nuovo ospedale. Sentiamo cosa dice. Il vostro gruppo, il gruppo d'opposizione, sostiene, continua a sostenere che insomma fino a questo momento si fa solo chiacchiere per quanto riguarda il nuovo ospedale, proposte che arrivano e tornano di nuovo in commissione motivate dagli uffici, però? È un dato di fatto che questa amministrazione non vuole l'ospedale a Siracusa, non vuole l'ospedale per i siracusani. Avremmo potuto sicuramente dar seguito a quello che è la legge in vigore a Siracusa. Ricordiamo che Siracusa ha un piano regolatore generale in vigore, anche se scaduto, ma è il piano regolatore generale che è in vigore nel nostro comune, che prevede già un'area destinata al nuovo ospedale. Bene, questa amministrazione si è svegliata decidendo di cambiare quella che era l'area in cui doveva sorgere il nuovo piano, il nuovo ospedale. Queste decisioni, che non erano neanche decisioni prese nel pieno rispetto degli accordi politici tra la stessa maggioranza, hanno fatto sì che abbiamo perso tanto di quel tempo che, sia chiaro, siamo stati bocciati all'interno della graduatoria per il finanziamento della nostra struttura. Ricordiamo che noi eravamo i primi in assoluto con 110 milioni finanziati dal Ministero e 30 milioni da enti terzi. Adesso ci ritroviamo al di fuori della graduatoria senza la possibilità di avere un nuovo ospedale nella nostra città. Peraltro però in quest'area già inserita nel PRG gli uffici comunali sostengono che non sia economica, insomma, non è un'operazione antieconomica, è così? Può sostenere che è economica o no solo ed esclusivamente l'organo politico. Cos'è economico? Togliere un'area che già è destinata pagando un danno a chi è che era proprio titolare dell'area e contestualmente dare un costo a un'area agricola pari a un'area edificabile? Dov'è l'antieconomicità? L'antieconomicità sta nel fatto di essere incapaci di amministrare, e questa amministrazione sta dimostrando in assoluto la sua incapacità di amministrare. Non solo, sta dimostrando una cosa ancora più grave: l'incapacità di dare un servizio ai siracusani, che è quello sanitario, compatibile con le esigenze del territorio. Parliamo adesso della provincia regionale di Siracusa, anzi ex adesso Libero Consorzio Comunale. Il commissario ha avuto modo di incontrare il sindacato, i rappresentanti sindacali, per fare il punto della situazione. È abbastanza ottimista, infatti ha detto che già entro un mese arriveranno 2 milioni di euro e si tamponerà soprattutto per quel che riguarda le aspettanze economiche ai dipendenti.
La crisi del libero consorzio al centro di un vertice straordinario dell'ente, al termine del quale il commissario straordinario Giuseppe Arnone si è impegnato a salvare l'ex provincia. Mi batterò, affermato, contro il dissesto, perché fino a che dirigerò quest'ente sarò in tutto e per tutto siracusano, ha aggiunto col suo accento palermitano. Poi ha annunciato il viatico della possibile salvezza e i numeri dello stato dell'arte. Abbiamo speranza che ci vengano trasferite risorse nel giro di un mese e mezzo, una quota dei 13 milioni di euro previsti per tutte le province siciliane. I criteri li deciderà un tavolo regionale cui parteciperò. In una variazione di bilancio sono inoltre previsti altri 20 milioni di euro per tutti i futuri liberi consorzi. In questo caso possiamo solo stimolare e suggerire. Riflettori puntati anche all'assessorato regionale alle autonomie locali, che ha fatto un mandato di pagamento di circa 320.000 euro. A tal proposito, il commissario ha affermato di aver personalmente spinto presso il Credito Siciliano, fornendo garanzie perché si proceda almeno alla mensilità di giugno. Pagate le mensilità mancanti, contiamo di andare a regime. Al termine dell'incontro, i sindacati hanno ricordato ancora il dramma dei dipendenti al collasso. Pecora del CSA, riunione terminata, ha annunciato di voler procedere con un decreto ingiuntivo contro il libero consorzio. Il prossimo incontro è previsto per mercoledì prossimo. La cronaca torna in libertà. Il genitore che era stato arrestato a Floridia domenica per aver picchiato la figlia è segregata. Il GIP lo ha scarcerato. Sentiamo perché. È stato scarcerato con il solo obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria il commerciante floridiano arrestato domenica sera dai carabinieri per avere picchiato e segregato in casa la figlia. Il provvedimento è stato emesso dal GIP del Tribunale di Siracusa Michele Consiglio, mentre il PM Tommaso Pagano aveva richiesto la conferma della misura cautelare degli arresti domiciliari. L'indagato, che ha affidato la difesa all'avvocato Franco Greco, ha presentato al giudice una memoria con la quale sostiene la propria tesi. Dice in buona sostanza di avere effettivamente dato uno schiaffo alla figlia quindicenne perché si era chiusa in bagno e insisteva a recarsi nella spiaggia di Marina di Melilli, quando i programmi dell'uomo con la compagna e suo figlio erano quelli di recarsi all'Arenella. Ha però riferito di non averla chiusa in casa, sostenendo che la ragazza fosse fornita di una propria chiave che le avrebbe consentito di uscire quando voleva. Ha poi parlato della personalità della ragazzina, che a suo dire destava qualche preoccupazione, come riferito dai docenti dell'istituto Rizza da lei frequentato. Nella memoria il genitore ha scritto anche di uno scambio di opinioni avvenuto su un social network tra la figlia e l'amica del cuore, nella quale subito dopo l'arresto del padre lei avrebbe postato un commento entusiasta: vittoria. La difesa dell'indagato ha chiesto al pubblico ministero di eseguire una consulenza per verificare l'entità delle lesioni subite dalla ragazzina, per le quali ha ricevuto una prognosi di 22 giorni. Tanto per la cronaca sempre, a Pachino gli agenti del commissariato hanno denunciato un pachinese 54 anni per reato di porto di coltello di genere vietato e danneggiamento aggravato di alcuni gazebo di due esercizi di ristorazione in piazza Vittorio Emanuele. Ad Augusta invece sembrano essere salvi i fondi legati al completamento del porto commerciale di Augusta. Sentiamo perché. La parlamentare del PD, Sofia Amodio, ha incontrato il ministro per le infrastrutture alla festa dell'unità di Catania. Il ministro Delrio mi ha rassicurato che non sono a rischio le risorse finanziarie disponibili per i lavori del porto di Augusta. Delrio inoltre si è dichiarato disponibile a partecipare a un incontro con la portualità della Sicilia orientale ad Augusta, subito dopo la nomina dei presidenti delle autorità portuali che avverrà entro fine mese. Ho incontrato Delrio per parlare di Port Authority. Le risposte del ministro sono state nette e senza equivoci di sorta, a partire dal fatto che la sede della Port Authority della Sicilia orientale è Augusta, in quanto porto core. Per Amodio gli investimenti futuri sono fondamentali. È necessario un investimento infrastrutturale che permetta di svolgere il ruolo di porto core e di centro di coordinamento nell'area mediterranea. Riflettori puntati allo sviluppo della cantieristica navale, perché Augusta ha tutti i prerequisiti per lo sviluppo delle attività di recupero di produzione. Confido nella serietà del ministro e nel processo politico in corso che vede il governo affrontare i temi più spinosi del paese. Ad Avola, dove continuano i raid vandalici ai danni degli istituti scolastici, vediamo il punto della situazione.
Vandali ancora in azione ad Avola, nel mirino l'istituto CAIA di via Luigi Razza nel quartiere Sacro Cuore. La modalità è sempre la stessa, tanto da far pensare che la regia degli ultimi attacchi alle scuole sia unica. Porte divelte, vetri delle finestre frantumati, tavoli armadietti della segreteria messi a soqquadro, cassaforte aperta ma all'interno non custodiva niente. Il bottino per i ladri è stato magro, soltanto due piccoli gruppi elettrogeni. Pronti per essere portati via anche una decina di computer portatili ammassati vicino alla porta d'ingresso dell'istituto. A mettere in fuga i ladri potrebbe essere stata una ricognizione del quartiere effettuata da una volante. Intanto proseguono le indagini del commissariato di polizia di Avola nel tentativo di fare luce su questi reiterati attacchi alle scuole. Ieri mattina sopralluogo all'istituto e raccolta del materiale fotografico per avviare le indagini. Il coreografo Franco Miseria a Siracusa per trascorrere un breve periodo di vacanza. Lo abbiamo raggiunto e intervistato. Ha incominciato a lavorare in Rai nella trasmissione Piccolo Slam e ha poi partecipato come coreografo alla prima edizione di Fantastico, creando un sodalizio sia artistico che nella vita privata con Eder Parisi, che è poi continuato in molte altre stagioni della trasmissione abbinata alla Lotteria Italia. Il coreografo Franco Miseria è stato ospite a Siracusa. Dunque ho iniziato come ballerino con le gemelle Kessler a Don Lurio nelle varie canzonissime, poi Raffaella Carrà, per cui ho lavorato con grandi coreografi che erano Don Lurio, Gino Landi e anche altri americani, Hermes Pan. E poi sono passato dopo breve tempo all'ideazione e la coreografia di un programma rivoluzionario che si chiamava Piccolo Slam. Poi successivamente, dopo due anni, ho iniziato a fare il coreografo dei programmi di sabato sera e ho fatto quasi tutti fantastici, 9 su 12, più tanti altri programmi. Insomma, praticamente ne ho fatte, ne ho combinate di tante, di cotte e di crude. Siracusa dunque è una novità per me, perché comunque sono stato invitato da un ballerino, coreografo, collaboratore mio da tanti anni, che si chiama Alex La Rosa. Ho conosciuto gente straordinaria, un posto meraviglioso. Casualmente l'altra sera stavo all'Arius Club e c'era uno spettacolo appunto con Alex La Rosa di cabaret, di arte varie, e c'è questa ragazzina di Siracusa che si chiama Adriana Birbio, 15enne, che secondo me è un gran talento, naturale, oltre allo studio che ha fatto, perché ha fatto un po' di studio di danza classica, però è una ballerina eccezionale, per cui ora la prendiamo, la portiamo a Roma e cominciamo a seguirla fino ai 18 anni. In teatro ha curato la coreografia degli spettacoli Rinaldo in campo, Se il tempo fosse un gambero e Grease. Ha una scuola a Roma, il Centro Studi Musical, in cui lavora anche il suo amico Pier Maria Cecchini, che è insegnante di arti sceniche. Franco Miseria io l'ho invitato dicendo: vuoi venire in un posto meraviglioso dove il mare è caraibico, siccome so che lui il mare non è che lo amava tanto per motivi proprio di caldo. Si è convinto, ha detto: beh, vengo. Così, venendo lì, tra una cosa e un'altra, ha detto: guarda, ho scoperto un talento. Ma ha detto: avevi ragione, è giusto, perché comunque è una ragazza che ha parecchio talento, sicuramente funzionerà, dovrà studiare tanto, attraverso ovviamente la scuola musical di Franco Miseria, che è il CSM, poi la New Ballet, che è la mia, ma sempre con direzione artistica sempre di Franco, e poi l'altra che abbiamo, che è a Tiburtina, a Roma, Danza Incontro, insomma, verrà formata bene, preparata bene, e poi, come diceva lui, verrà spedita tipo pacco a Londra o in America, insomma, quello che è. Perché no? Magari farla partecipare a un nuovo varietà che già è andato in onda 4 anni fa, che si chiama Qui Comando Io. Ci sarà Qui Comando Io 2, che andrà sempre in onda su Rai 2, però questa volta con la regia di Franco Miseria, perciò è ancora più bello, meraviglioso. Parliamo adesso dei mondiali di canoa polo che sono in corso di svolgimento nella cornice di Ortigia. A livello tecnico le due nazionali maschili, la senior e l'under, ha passato il primo turno. E proprio la squadra senior ha giocato proprio da pochissimo e ha vinto anche la prima partita della seconda fase vincendo 4-2 su Taipei. Ma il punto della situazione con Salvo Trombatore.
È un quadro azzurro positivo quello che emerge ai campionati mondiali di canoa polo che si stanno svolgendo a Siracusa tra le acque di Ortigia, con 3 nazionali su 4 ancora in corso. Out invece le ragazze dell'Under 21 che lotteranno per conquistare un posto tra il 6° e l'11°. L'Italia senior maschile archivia le ultime 2 gare con 14 gol fatti e solo 4 subiti dopo aver battuto gli Stati Uniti 8-1 e i temibili rivali del Belgio, compagine europea tra le migliori a livello internazionale, sconfitti 6-3. La nazionale senior, battendo stamattina 6-3 anche il Brasile, si è qualificata tra le migliori 12, divise in 2 gironi da 6 squadre. Bene anche le senior femminili, che hanno battuto con un netto 5-0 le americane, iniziando con il piede giusto il mondiale. L'Under 21 maschile, che non dà immediata continuità alla vittoria di ieri contro la Danimarca 3-0, incappando in una sconfitta contro la Gran Bretagna. Il riscatto è arrivato con la travolgente vittoria 14-1 contro il Canada di ieri e dal netto successo sull'Ungheria 8-3 ottenuto oggi, risultato che consente agli azzurri di passare al turno successivo come secondi del girone. Al femminile invece le giovanissime Under 21 azzurre chiudono con onore la fase a gironi vincendo 4-1 contro l'Iran, ma incappando in una sconfitta con lo stesso risultato 4-1 contro il Canada, risultato quest'ultimo che condanna la formazione allenata dal coach Melotti ad abbandonare i sogni di medaglia. In questo primo match del girone a 6 decisivo è stato il siracusano Novara, che ha messo a segno il gol del 3-2 prima che poi l'Italia facesse anche il 4-2. E, andando a curiosare tra le quinte di questo campionato del mondo, che per quanto riguarda l'emittente la stiamo seguendo, l'avete visto anche durante il corso della giornata in diretta con un ponte che è stato collegato proprio dai campi di gioco, e quindi proseguirà anche dopo il telegiornale la diretta con le partite. Ecco, abbiamo intervistato e raccolto le impressioni da parte degli atleti soprattutto stranieri, che molti dei quali per la prima volta venivano proprio a Siracusa, quindi abbiamo chiesto anche impressioni sulla città. E volevo chiedervi quali sono le vostre impressioni su Siracusa e soprattutto quali sono le vostre impressioni sull'organizzazione della gara. Allora, sono impressionati molto positivamente dalla gara, anche dall'organizzazione. Il polo è una disciplina, insomma, che si gioca non con tante squadre, quindi sono molto sorpresi del fatto che ci siano così tante squadre da tutte le parti del mondo. E quindi sono positivamente impressionati. Adesso chiederò che cosa pensano della città di Siracusa. Es ist eine sehr schöne Stadt, mir gefällt das, es ist so altertümlich gebaut. Allora dicono che la città è molto bella, che il fatto che sia antica è un più che non avevano calcolato, e poi soprattutto il fatto che tutte le mattine vanno a nuotare, questa è una cosa che chiaramente in Svizzera non possono fare. What is your impression about Siracusa? It's a very beautiful city, so I like how everything is, and it's a very well organized place as well. Okay, so you find the organization is good? Yep, everything is going well so far, so I think it's pretty awesome. Ok, allora Dario pensa che Siracusa è una città bellissima e che finora l'organizzazione è anche all'altezza delle sue aspettative e che praticamente gli piace tutto quanto. Ah, the town. Actually, I'm here. E poi d'altra parte è la seconda volta che viene a Siracusa e quindi le piace tantissimo tutto. Do you think you will come back? Pensi di tornare? Probably yes, because I'm playing with Lazio, so maybe next year I will come here on some tournament. Allora, intanto pensa che l'organizzazione è veramente di livello molto alto e quindi praticamente questo rende le cose molto più belle, molto più scorrevoli. Allora, cambiamo argomento, parliamo di nutrizionismo, quindi di salute. Vasco Merciadri, ospite a Siracusa, parla dell'importanza della dieta vegana e gli aspetti etici e salutistici. Sentiamo. Medicina del benessere e importanza della dieta vegana. Vasco Merciadri, vegetariano da 30 anni e vegano da 4, sottolinea l'importanza dell'alimentazione priva di carne, latte e derivati.
Io fondamentalmente sto girando l'Italia per cercare di dare un messaggio di sana alimentazione a tutti i miei concittadini italiani e non solo, perché oggigiorno abbiamo dei problemi abbastanza gravi sulla nostra alimentazione. In Italia abbiamo la più alta percentuale di bambini obesi d'Europa, l'età media della popolazione italiana si sta abbassando, le malattie cronico-degenerative, le malattie tumorali, le malattie autoimmunitarie sono sempre più in aumento nel nostro paese grazie proprio al fatto che non facciamo una buona prevenzione. E la nostra prevenzione inizia almeno per il 75% dal piatto, cioè quello che noi mettiamo nel piatto è fondamentale. Riflettori puntati dal medico lucchese, membro del comitato scientifico di Asso Vegan, associazione vegani italiani, anche agli aspetti etici e salutistici dell'alimentazione vegana. Non possiamo pensare che l'uomo sia costituito soltanto come una macchina da pezzi diversi, ognuno con le proprie caratteristiche. Tutte le cellule del nostro corpo hanno lo stesso codice genetico e tutte le cellule del nostro corpo collaborano perché abbiamo una buona salute. Quando le nostre cellule non funzionano, una parte di loro non sta funzionando, questa buona salute si distrugge, la perdiamo. E noi dobbiamo lavorare grazie all'alimentazione, grazie a una buona attività fisica, alimentazione quindi con prodotti frutta e verdura cruda, e cereali integrali, legumi, e cercare di eliminare completamente tutti gli alimenti a base di acidi grassi saturi, a base di proteine acide come sono quelle della carne, del latte e delle uova, ed eliminare pure lo zucchero bianco e la farina 00 che fanno, come tutti sanno, fanno crescere le malattie neoplastiche. Quadro piuttosto sconcertante. Allora, finisce qui il nostro telegiornale, grazie per averci seguito, alla prossima, arrivederci, buonasera.